Bene ragazzi, qui titolo di Compenumbra, quindi back to game. Allora ragazzi, quanto è alto il volume, ok? Allora, dobbiamo andare adesso. Allora, abbiamo raccolto un fuso, un fusibile, chiamatelo come un fuso, un fusibile. E io, non giocando a Penumbra da un po', non ho la minima idea di dove vada, perché non me lo ricordo. Allora, io voglio andare in quel posto dove eravamo andati la scorsa... Dove siamo qua? Oddio, dove siamo? Ah, ciao, ok. Ne abbiamo trovato un altro, non so come, va bene. Voglio trovare quel posto dove eravamo andati la scorsa volta, perché mi ricordo ci mancava un sacco di roba da vedere. Mi ricordo che ero tornato indietro di corsa. Batterie! Ok, questo cos'è? Ah, ci vuole il tape, io ce l'ho il tape. Tieni la cassetta. Oh, Alford, bravo Alford. Oh, qua non c'è niente, un dipinto. Bla 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 bla, un computer che funziona un sacco, immagino. Un condizionatore che perde cosa, roba verde. Doi Dolti che ora impedisce di aprire i cassetti. Guardala. Libri. Ah, un flare. Ah, ok. Questo è uno di quelli, è uno consumabile, quindi possiamo, credo, lanciarlo in giro e cose strane. Ok, di qua si può entrare. C'è ancora il tizio che parla in sottofondo, che cose belle, a cui noi non facciamo per niente caso. Dorothy, una TV che non funziona, forse, credo. Si può accendere qua la luce? Ovviamente no. Qua c'è una tanica di latte. Qua? No? Oh, forse sì invece. No, era il letto che era impazzito, ok. Dai, tiralo! Tiralo! No, non si tira, ok, è pesantissimo, è di cemento questo letto, c'è una matita, una sedia. Secondo me qua io mi sto perdendo qualcosa, perché non mi sembra facessero stanze inutili. Una termapartica. Guarda, forse qua vanno. No? No. Non vanno, lì non vanno. Va bene, allora questa stanza è inutile, che bello ragazzi, che bello trovare le stanze inutili. Allora, devo mettere l'altro bagno? Sì, forse sì. Ok. Allora, qua c'era l'altro bagno, mi sembra ci fossimo andati. Sì, me lo ricordo. Ah, di qua cos'è che c'era? Ah, eccolo qua, il posto di cui parlavo. Ok, prima voglio andare a vedere cosa c'era a destra, che non lo ricordo. Qua ci vuole una specie di cacciavite o qualcosa per aprirlo. Di qua era chiuso, giusto. Ok, volevo andare allora di qua, ragazzi, come vi ho detto, e andare a vedere cos'altro c'era di là, perché noi mi ricordo che eravamo andati tipo sulla sinistra o una cosa del genere, e avevamo trovato della roba. Voglio andare dall'altra parte a trovare altra roba, perché se io sono un genio, io voglio trovare la roba. Scusate. Vai, loading, è bello questo gioco perché hai caricamenti brevi. Io potrei farmi le unghie intanto. Questa unghia è proprio bella. Questa è ancora più bella. Che bella unghia. Scusate. È che mi annoio mentre ci sono i Ok, dunque. Allora, noi eravamo andati di qua, mi sembra. Eravamo andati tipo... ecco, di qua. Ok, ricordo. Questo era chiuso, mi serviva attivare l'elettricità per attivare le porte. Questa... questo ce la mamma un po' troia. Ok, di qua però non siamo andati. Ok, come? Ma c'è il vetro? Ma c'è il vetro? Ma no! È dentro una teca incredibile. Spacca tutto. Ma come? Ma che cosa triste. Ma io vorrei... ma vaffanculo. Il Santo Graal. Qua manca qualcosa. Il mondo. Manca qualcosa. E qua c'è una lapide. Una dote che si leva dal cazzo. Qua non c'è niente. Libri. Ste lanterne del male. Non sono niente. Qua c'è niente. Ah, bella quest'area. Era completamente inutile in verità. Ma come? Ho schiacciato il leone? No dai, ma che culo. Ma non mi potete fare a me sti enigmi? Cioè io non me ne rendo conto. No? Ma quanti leoni è che devo schiacciare il muso? Sono finiti. Io l'ho schiacciato. Io l'ho schiacciato il naso, e quindi... io gli ho schiacciato... oh, oddio, ce n'è anche sopra. Oddio. Oddio, no. Please. Ok, no. Non è che devo farmeli tutti questi qua in alto. No, spero di no, se no... forse quello... forse questo? No, non è impossibile, è troppo folle sta cosa.
Cosa possiamo fare qua? Niente. Abbiamo oggetti strani. Ah, no, niente. Dexbit is missing. Ma porca merda, ma quanto sono inutili gli oggetti in questo gioco? Cioè, il vetro. What? What? Cos'è che mi sta facendo toccare qua? Oh! Ah, ma sta aprendo la teca? Ma quanto è poco intuitivo questo gioco? Ma com'è un fake? Ma com'è un fake? Ma com'è un checkpoint fake? Ma cosa vuol dire? Vaffanculo, si aprono così. Aia! Cos'è? You've never tried to touch the exhibits in any museums in London, but here. Cosa vuol dire? Lack of security doesn't give you the right to touch every single. Merda. Ok, facciamo che questo lo apre. Prendo anche questo. Vaffanculo. Look what you've done. Sì, ho capito che ho fatto un casino, quindi non me ne pento. Non mi dispiace, non me ne pento. Na 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 na. Questa pietra è antica come il mondo e allora io gli la picchio con i fiammiferi. E quindi? E so. Ah! Ma io il leone l'ho già schiacciato! E quindi cosa devo fare adesso? Ho paura che muoio se tocco questi cosi blu. Aia! E infatti. Vabbè. Ok. Questa rimane chiusa. Dai, ma i leoncini qui non si possono schiacciare. Che devo fare? Devo rimetterle via? Fanculo. Vaffanculo, ok. Rimetto via, tieni. No, non è. Ma come una? Ah, ma un oggetto da collezione, mi sta la sfera. Palle di energia proprio qua. Ok. So what? Ok. Il leone qua non. Io non posso più schiacciare niente però. Qua? Vuoi la palla? No. Il leone vuole la palla? No. Il leone non vuole giocare con la palla. E non so cosa devo fare, ragazzi. Seriamente. Non so, ci metto i fiammiferi. Magari potrei metterci al posto delle cose che ho rubato qualcosa che mi è inutile, così che l'allarme si spenga. No? No, come no? Sì. Sì che dai che è una buona idea. Questo? No. Ragazzi, devo già andare a guardare. Vedi, io odio questo gioco per quando fa così però. Non è per niente intuitivo cosa occorra fare, cosa si può fare, cosa non si può fare. Oh, ma certo, come ho fatto a non pensarci? Ci sono dei fottuti libri da qualche parte che bisogna toccare. Oh, guarda, un libro. Oh, ma che cosa incredibile, è divertentissima questa cosa, vaffanculo. Cazzo di gioco malato. Olè. Oddio. Quindi, ma questa porta quindi è inutile completamente? Sì. Non ho capito quella cosa lì del leone, io sinceramente. Me l'ha fatto schiacciare, ma non ha funzionato. Ok, ora abbiamo una sfera e altre cose, ma continuo a non capire a cosa servono. Abbiamo dei fusibili che non mi ricordo dove vadano messi. E mi sembra che in quel posto là io non devo più fare niente, nel posto questo qua. E infatti c'è sto coso chiuso che non si può più aprire. A caso, a caso, ok. Ti impediscono proprio di. Ma figata, si poteva anche andare qui sopra. LOL. Ok, va bene. Non ci imbuttiamo lì. Cosa? Ah, forse non sono così pericolosi come sembrano. Quindi uno ci può salire. Davvero? C'era scritto. Oh, ma non ci sono esplosivi. Forse non sono pericolosi come sembrano. No, muori se li tocchi. Esatto. Ti odio, gioco. Non vedo niente. Perché questa visione magica? Perché si vede così? Dove sto andando? Dove sto andando, soprattutto? Please, where do we are going? We are God, we. Ah, ok, siamo qua. Buono. Allora, adesso dobbiamo cercare di fare qualcosa di produttivo. Perché abbiamo i due fusi. Abbiamo la sfera poké. Queste porte ci siamo entrati prima. Allora, qua abbiamo un coso che non ci interessa. Niente, cosa dice? Va bene, no, e non ci interessa. Qua dentro. Ah, key card mi serve, cosa che noi non abbiamo ancora. Però abbiamo una sfera magica. It won't budge. Budge. Scusate. No, qua budge non va. No.
No, ok, questi qua sì, li avevamo già guardati, volevo essere sicuro. Questi no, però. Infatti, un altro flare. Sai che sono così stupido da già andare nelle stanze, trovare anche i salvataggi, perché qua ci siamo già stati, e poi non vedere che c'è un cassetto lì, e infatti c'era un flare dentro ancora. Qua dentro. Ok, qua è un'altra di quelle stanze inutili. Guarda qua. Ah, niente, un bug. Dei schedule, il programma del giorno, fogli, 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 dipinti magici, una TV che non esiste, una presa elettrica per Barbagianni. Ok, niente. E vai, detto! Dove si va qui? It won't budge. Qui? Non lo so. Questa è chiusa, immagino. Ok. E allora 360 qui dentro. Che 360 ci ho fatto? Cos'è questo posto? Perché c'è un loading gigantesco per un condotto? Dove cazzo stiamo andando? Sono estremamente perso io in questo gioco comunque, ragazzi. Io sono estremamente perso. Questo gioco è veramente dispersivo. Ad esempio, no, cosa sto guardando adesso? Dov'è questo posto? Cos'è questo posto? Ci siamo già stati? Ah, è da dove siamo arrivati? Ma da dove siamo arrivati? It's where we came from. Ok. No, no, no. Non dobbiamo andare di qua. Scusate ragazzi, ma ve l'ho detto, sono parecchi giorni che non gioco a Penumbra, quindi non mi ricordo affatto i posti in cui siamo stati, quelli da cui siamo arrivati, le cose così, dette con questa voce un po' così. Scusate. Quindi vediamo i cassetti magici qua. Niente, niente. C'è una scatola di scarpe, vabbè, 3,60 e ce ne andiamo, ok. Quindi quella porta è chiusa, queste qua sono inutili, bene, almeno abbiamo già fatto un resoconto di queste. Ora ci manca solo sta porta in pratica, che è chiusa, e ci vuole un codice. Ma noi ce l'abbiamo il libro dei codici. Cos'è sta foto? Cosa vuoi? Note? Cos'è adesso qui? Allora, 8643, proviamoli tutti. 8, 6, 4. Oh mio Dio! Che culo! Che culo, era quello giusto, ok? Va bene così, va bene così. Ma porca merda questa sedia che mi trolla. Va bene così, a posto, ragazzi. Dai su. Dai loading, dai loading. Che mi sono preso malissimo per un attimo, pensavo che non stesse facendo il video. Ok, allora qua non c'è niente, qua non c'è niente. Sembra una cabina di un aereo. Dove? Oh, ok, non sembra più la cabina di un aereo. Ok, è un posto completamente nuovo, quindi.